storia delle Gruppo B è un capitolo unico nel panorama del motorsport. Avremmo anche potuto limitarci a dire del rally, ma sarebbe stato decisamente troppo poco. In pochi anni questi bolidi hanno infatti incarnato, come meglio non si poteva, lo spirito delle competizioni. L'evoluzione tecnica che si spinge avanti verso limiti infranti con sempre maggiore velocità. Le vicende umane che si intersecano altrettanto rapide a quelle sportive in un rincorrersi di trionfi, colpi di scena, battaglie epiche e purtroppo gravi incidenti che sanciranno dopo pochi anni l'abolizione di questa categoria dell'automobilismo sportivo. L'idea era brillante, coraggiosa per certi versi, inno al motorsport cantato con passione a squarciagola. Consentire ai grandi costruttori di auto che alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 partecipavano al campionato del mondo rally, di poter schierare vetture a prestazioni elevatissime con restrizioni tecniche ridotte al lumicino, quasi inesistenti. Da qui la nascita delle irripetibili Gruppo B. Esagerate, esasperate, memorabili, destinate a durare poco. Tra i marchi più agguerriti nell'accettare questa sfida, Peugeot giocò un ruolo di primo piano. Il modello individuato fu la Peugeot 205, presto declinata in una potente versione Turbo 16. Il regolamento parlava chiaro. Era necessario omologare 200 esemplari per poter accedere al Gruppo B. Peugeot realizzò presto questo obiettivo e si lanciò immediatamente nella bagarre, in particolare contro due avversari di straordinario valore, Audi e Lancia. Il marchio francese non aveva fino ad allora mai conquistato un titolo iridato, se non nel 1981, esattamente l'anno successivo alla omologazione delle Gruppo B, con la Talbot Sunbeam Lotus, marchio minore del gruppo Peugeot e all'epoca recentemente acquistato. Alla fine del 1981 l'attività sportiva della Casa del Leone si riorganizzò sotto l'insegna di Peugeot Talbot, capitanata da Jean Todt. La 205 Turbo 16 avrebbe dovuto esordire nel corso del 1983, ma la prima partecipazione ad una gara del campionato mondiale rally avvenne solo nel 1984 al Tour de Corse e per poco Ari Vatanen non riuscì a ottenere una vittoria clamorosa. Finì male con un cappottamento, ma fino a quel momento il pilota finlandese aveva letteralmente demolito la concorrenza. Nello stesso anno la Peugeot vinse comunque tre gare, Mille Laghi, Sanremo e Iraq. Nel frattempo l'evoluzione della 205 Turbo 16 si arricchì di un secondo passaggio. Si chiamò Evo 2 e rappresentò una pura espressione di potenza e velocità. I cavalli, che inizialmente erano già 370, divennero 560. Un'enormità, se pensiamo che il peso della vettura era sceso fino a 930 kg. Un rapporto peso-potenza mostruoso, ottenuto non solo con il nuovo turbo compressore fornito dalla Garrett, compressione di esercizio fino a 2,5 bar, ma anche attraverso l'adozione della fibra di carbonio, che insieme all'acciaio divenne l'anima del telaio. Il 1985 e il 1986 furono per Peugeot gli anni del trionfo, gli anni dei due titoli mondiali. Un dato può fornire la misura della superiorità della 205 Turbo 16 e dei suoi equipaggi rispetto agli avversari. Al rally di Monte Carlo del 1985, Ari Vatanen, nonostante una penalità di 8 minuti, vinse comunque con 5 minuti di vantaggio sul campione tedesco Walter Röhl. Alla fine della stagione fu però Timo Salonen a regalare a Peugeot la gioia immensa del titolo mondiale. Ari Vatanen rimase infatti coinvolto in un grave incidente al rally d'Argentina, che decretò in sostanza la fine della carriera per il pilota finlandese. Nel 1986 Peugeot si ripeté e raggiunse questa volta il successo finale con Juha Kankkonen. Alcune questioni tecniche e regolamentari maturate al rally di Sanremo prolungarono l'attesa per l'assegnazione del titolo, ma alla fine il marchio francese ottenne sia il titolo piloti che quello costruttori. Un trionfo che fu anche l'ultimo capitolo riguardante l'epopea delle Gruppo B. Questioni di sicurezza spinsero gli organizzatori a escludere queste vetture dal campionato del mondo rally. Una motivazione indiscutibilmente sensata, che nulla toglie al fascino e alla suggestione di questi anni di rally. Eroici, epici, indimenticabili.
sinistra 1 più corta con destra 7, 30, sì, destra 2 vai corta. Alla partenza. Destra 4 più 30, sinistra 1 corta, tenere. Il passaggio ed eccolo qua il momento di tagliare. Vai lunga con destra 7, 30, destra 3 meno per 1 più corta. Presa, chiude 2 meno, chiude 2 meno, apre 2 meno. Antò, fa caldo. Così dicevano, parecchio caldo al Misano World Circuit, ricordiamo la pista intitolata ovviamente a Marco Simoncelli, un bel evento, pista di flat track quest'anno per provare la R2 e la R5, il 208 ovviamente, per la stampa. Sì, abbiamo voluto regalare ancora, diciamo, questa ebbrezza, questa possibilità agli amici giornalisti, non più su asfalto. L'anno scorso l'abbiamo fatto sopra le speciali del Ciocco. A questo punto era bello poter provare anche quella che è la sensazione del guidare su terra. Ovviamente magari non in questa prima fase, in questo primo anno, su una speciale su terra tradizionale, di un rally tradizionale, perché lì insomma passando in mezzo alle piante, burroni, cose così, insomma la terra fa selezione, diciamo. Sì, poi considerando che magari potrei guidarla anch'io la macchina, diciamo che ecco, il margine di sicurezza deve essere chilometrico. E proprio qui è il posto giusto perché veramente sì, è perfetto per poter provare la terra, poter provare quelle che sono le sensazioni di guida, i traversi e tutto, con i due tipi diversi di trazione dell'R2 e dell'R5, quindi vedere anche le grandi differenze che ci sono tra trazione e cavalli delle due macchine, però farlo in grande sicurezza e con anche tutte le comodità che comunque un circuito ti sa regalare in termini di box, coperti, la tribuna nel quale adesso volendo poi si sale e si vede praticamente tutto il percorso che si fa su terra, per cui direi nella comodità di un circuito organizzatissimo come quello di Misano, il piacere però di provare la sensazione della terra, provarla e poi dopo provare anche quello che il pilota sa fare, diciamo, con l'ufficiale sulla sua macchina e quindi la frullata finale in mano al professionista. Giustamente, detto così sembra un po' minaccioso, ma è divertente in realtà. Molto, io sono stato su ieri con Paolo e devo dire che è incredibile vedere come facciano sulla terra, come riescono comunque a recuperare sempre la macchina. Tu pensi che ormai basta, ti sei girato, in realtà sei completamente di traverso, in realtà la recuperano sempre, un po' la trazione, un po' i cavalli e molto il pilota, alla fine la curva in un modo o nell'altro lo fai sempre.
La corsa a perdifiato tra le storie di rally e di motorsport finisce qui, almeno per questa stagione. Ma Codice Rally è già pronto a rinnovare l'invito per il prossimo anno, per condividere con voi i momenti più inebrianti ed emozionanti dai campi di gara e per andare ancora una volta alla scoperta dei personaggi che, tra le quinte, dietro il sipario, lavorano incessantemente per far sì che lo spettacolo dei motori possa continuare, emozionante e inarrestabile come sempre. Per salutarvi, la redazione di Codice Rally questa volta ha scelto una frase del grande campione Stirling Moss. I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve. Arrivederci, gente. Alla prossima!